Difende la manovra da chi ritiene che sia poco incisiva per il Mezzogiorno, il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, che, interpellata a margine di un incontro in Regione Campania con il governatore Vincenzo De Luca sui fondi europei, ha dichiarato: Se va a leggere i giornali e le televisioni locali del nord dicono che c'è troppo sud, da noi invece c'è poco sud. Io cerco di fare le cose per bene. C'è un grande impegno e io ritengo che ci sia un'altissima percentuale di riuscita della spesa. Comunque noi ci rivedremo entro novembre, così come rivedrò tutte le regioni prima di dicembre, prima di arrivare a ridosso, per vedere se poi questo auspicio sta vedendo concretezza. Sulla rendicontazione dei fondi europei e il raggiungimento degli obiettivi, il presidente della Regione Campania ha precisato: Raggiungeremo gli obiettivi, ovviamente a condizione che rimaniamo concentrati, che la struttura di missione, autorità di gestione faccia il lavoro che abbiamo impostato. Ogni settimana ci si vede per verificare l'andamento della certificazione. Come sapete abbiamo già raggiunto il target, l'obiettivo per quanto riguarda il PSR, il piano di sviluppo rurale. Per quanto riguarda i fondi sociali e per il FESR, cioè i fondi strutturali, stiamo andando avanti. Ci sarà un ritardo di certificazione legato non a noi ma agli interventi di realizzazione della banda larga, ma è un intervento scelto dal governo per quanto riguarda l'impresa realizzatrice. Per il resto non credo che abbiamo grandi problemi. Ovviamente la rendicontazione, la certificazione si concentrerà all'inizio del mese di dicembre.